Cucù, mes amis, ben trovate, ben trovati. Video dedicato ai finiti di marca. Inizio da un prodotto che è sempre presente nella mia doccia in estate, il Neutromed Acqua di Cocco. È un gel doccia freschissimo che vi inonda con questa profumazione di acqua di cocco, dissetante, fresca, fragranza che vi teletrasporta in un paradiso. Ve lo ricordate il film Paradise? Amazing. Un prodotto nato male, o meglio, una collaborazione nata male. Per chi mi segue da poco, lascio qui il video polemica. Sono stata contattata da Yepoda per fare questa collaborazione, mi hanno inviato dei prodotti, li ho testati tutti, solo la mousse. Riassumendo, per chi non era iscritto al canale, Yepoda vuole comunque in anteprima la visione del video preparato dai creator e alla valutazione della mia recensione non positiva per la mia tipologia di pelle e per la mia età. Sono una cinquantenne, quindi non ho esigenza di andare a sgrassare o a togliere impurità importanti come spesso accade nella pelle delle giovanissime o comunque delle adolescenti o di chi ha tendenza di pelle grassa o misto grassa. All'azienda non era piaciuto il fatto che anche un solo prodotto non venisse apprezzato, non era bocciato da me, era solo indicato e sottolineato che era adatta ad un pubblico più giovane e ad una particolare tipologia di pelle, come vi dicevo, ma grassa e misto grassa, tant'è che io l'ho passata ai miei figli. All'azienda non è piaciuta questa mia interpretazione e quindi la collaborazione non è mai partita. Io il video l'ho pubblicato lo stesso perché mi aveva dato anche molto fastidio il fatto che la sincerità non venisse ripagata, che si guardi solo al profitto. Comunque avevo già elogiato questa Midnight Magic, questa Sleeping Mask che io l'ho utilizzata come crema viso notturna al profumo di lavanda. Quindi se cercate anche un qualcosa di aromaterapico che si aggiunga alla vostra skincare routine notturna, questa era ideale. Purtroppo l'unica pecca è che il vasetto è in vetro, infatti ha fatto una brutta fine. Fortunatamente era arrivata a fine flacone. A me è piaciuta tantissimo, nutriente, adatta proprio per andare a risanare la secchezza di una giornata invernale, ma anche la secchezza di una giornata estiva post esposizione al sole. La date, anche se non la risciacquate, la tenete proprio in posa tutta la notte, non si appiccica alle lenzuola, al cuscino, è favolosa. Quindi, carissimi Yepoda, che vedevo di questi salva slip regolari della Lines Intervallo Soft Cotton, li avevo presi a 1 euro, erano in promo 40 da Tigotà. Una confezione di somatoline, premessa importantissima, essendo un farmaco che ovviamente non ha l'obbligo di ricetta, si acquista in farmacia. Io l'ho presa da mio cugino che da 59,90 me l'ha passata a 50,90. Chiedete sempre al vostro medico di base, al medico curante, perché la somatoline, essendo un farmaco, quindi è l'unica crema anticellulite funzionante, valida, è un farmaco, non è un prodotto body care, è un farmaco, interagisce con la tiroide. Quindi, se soffrite di iper o ipotiroidismo, chiedete sempre conferma al vostro medico se la potete utilizzare. È importantissimo, però, essendo l'unico farmaco in grado di andare a piallare, lisciare, ridurre la cellulite, gli strati adiposi, l'irregolarità della pelle, insomma, io vedo il beneficio sia quando la do che quando non la do. Di solito inizio verso marzo e arrivo fino all'estate. Sono 30 bustine. Se volete utilizzare una crema che sia efficace, vi ricordo, controllate sempre
è un farmaco, quindi qualcosa fa, non fa miracoli, ma qualcosa fa e la uso sempre, è un mai più senza per l'estate. Della Bunny Lai Co ho finito il Cleansing Balm Original in versione rosa. Validissimo, vi avevo girato un video, ve lo lascio qui, in cui mettevo sul mio personale podio i migliori tre balsami, burri struccanti coreani. Lui è arrivato al secondo posto, ha vinto l'Amish al profumo di spa con qualche nota di lavanda, ma di oli essenziali. Come vi dicevo, ricerco tantissimo prodotti aromaterapici. È formulato proprio per andare a pulire in profondità, a rimuovere il trucco senza impoverire lo strato epidermico, quindi mantiene sempre bilanciato lo strato idrolipidico. Favoloso, è un prodotto che si scioglie immediatamente, è un burro che soprattutto adesso con queste temperature voi stendete sulla pelle, basta che umettate le vostre dita, i vostri polpastrelli con un po' d'acqua, emulsionate e si crea questa schiuma delicata, non copiosa, non abbondante, ma comunque che va a purificare il vostro viso. È veramente un prodotto top. Una mousse in edizione limitata di Nivea. Sembra che ce ne sia ancora, ma come la mousse di Lidl, però era per il WC, non viene più prodotto. Molto spumosa, coccolosa, fitta, piena, gonfia, proprio compatta. Questa di Nivea insieme a quella di Dove sono preferitissime in doccia, soprattutto quando andate in velocità e magari dovete usare la lametta. Sono prodotti fantastici, poi il pack che ve lo dico a fare, fenicotteri all'orizzonte, meravigliosi. Ah vabbè, io ho amato questo prodotto, bagno doccia con oli di pistacchio e cocco nutriente. Una di voi mi aveva detto che c'era anche lo shampoo, nel mio Ipercop non l'ho ancora trovato, una profumazione buonissima, cioè proprio le profumazioni concilianti, acquatiche, ma a me ricorda la versione precedente dove c'era acqua di fico, vi ricordate? Ho ancora la scorta, malata di scorte, però dovete sapere che tra il sottoscala ben organizzato, un po' come le serie americane di quelle che andavano a fare la spesa con i coupon e avevano i garage tutti ben disposti in scaffalature con tutti i prodotti, come se dovesse arrivare una guerra atomica e si sopravvivesse con le scorte. Speriamo di no. Un profumo buonissimo, sono 500 ml di prodotto, è un prodotto Io Cop. No, una profumazione. Io quando sento queste profumazioni mi sciolgo, cioè mi potreste far fare qualsiasi cosa perché sono quelle profumazioni che arrivano all'anima, sono profumazioni pure, neutre, ma con una danza, come mi piace dire, di note, di fragranze, delicata, soave. Mi piace tantissimo. Ho finito di Bottega Verde anche questo gommage corpo esfoliante dedicato con 30% di succo di aloe. Era fresco perché era un gel con un gommage, non un vero e proprio peeling, proprio un gommage un po' più delicato anche per andare a trattare zone delicate come collo, seno e décolleté. Molto molto bello. So, ho visto da Rita Forer che c'è anche la versione all'anguria, che io l'anno scorso non avevo trovato, invece quest'anno è stata riproposta. Allora, ho finito questi patch occhi di Benton, che non mi sono piaciuti per niente perché sono arricchiti con la bava di lumaca. Bava di lumaca che negli anni scorsi è stato uno degli attivi più
pubblicizzati. Odile dice nei suoi video che la bava di lumaca è ormai sorpassata, ma da anni in Corea, proprio perché è stata sostituita da attivi di biotecnologia, come vi ho narrato nell'ultimo video dedicato al contorno occhi nazionale della Corea, considerato contorno occhi perché praticamente lo comprano tutti gli abitanti della Corea. Insomma, io non amo la bava di lumaca, l'ho finita a fatica. Questi addirittura li avevo comprati quando ci si approcciava alla skincare coreana. Io non collaboravo ancora con Stylevana e ne parlavano. Però, rispetto a tutti i prodotti, ai patch occhi che mi ha inviato Stylevana nel corso del tempo, vi devo dire che effettivamente loro non mi hanno mai inviato dei patch occhi alla bava di lumaca, me li hanno mandati al collagene marino, al collagene di salmone, alla vitamina C, tantissime tipologie, ma questo per dirvi che forse Stylevana è sul pezzo come Odile e non manda tanti prodotti, forse considerati sorpassati in Corea, alla bava di lumaca. Comunque non mi sono piaciuti, erano talmente imbevuti di prodotto. Poi la bava di lumaca è vischiosa, non aderiva, scivolava, me li ritrovavo qua. Insomma, non li ricomprerò. Gli scovolini della Gamma, ma penso non vi interessino. Un altro prodotto buonissimo che ho amato e terminato e non ricomprerò perché mi sto trovando benissimo con quello di Wild. Vi ho parlato di Wild in questo video. Io lo sto adorando, l'ho comprato anche per i miei figli, ho regalato a tutti il loro case con le ricariche. Comunque anche questi di Yo Kop, veramente una profumazione delicata, rosa, c'è sicuramente qualcosa di rosa, ma una via di mezzo tra un petaloso e uno zuccherino, molto molto delicato, piacevole, il classico profumo di buono, di buon pulito. Questo deodorante, zero alcol, senza sali di alluminio, a riprova del fatto che i prodotti COP sono validissimi. Vi avviso che è arrivato il caldo pazzesco, c'è un caldo allucinante, siamo solo al mattino, figuriamoci arrivare a serata. Da Tigotà, prima di acquistare il maxi barattolo, ho deciso di prendere questo simil tester, zucchero grezzo di canna, olio di macadamia e lavanda per questo scrub. Lo trovo molto più invernale, non acquatico e marino come il mio amatissimo di Lidl, di cui ho scorte vergognose. Mi vergogno a mostrarle perché avevo timore. C'è stato un periodo in cui è stato tolto dagli scaffali. Io ne ho acquistati, non vi dico pancali, ma ho terminato anche questa maschera illuminante e invigorente. A che cosa? Non mi ricordo l'ingrediente, ve lo scrivo qui. E olio di cranberry. Comunque dava luce. Era un po' papposa, gialla, quindi illuminava, rilasciava un bello splendore alla pelle. Io vi consiglio, se capitate nei corner anche di Coin, di comprare le mini size. A volte ci sono anche, mi sembra, dei kit dove potete testare i prodotti Kiehl's che sono ottimi, però è peccato prendere, secondo me, le taglie grandi perché poi o ne aprite una e dovete usare solo lei per finirla perché tendono a seccarsi, a sciuparsi e a perdere gli attivi, la consistenza, la texture. Quindi io vado sempre alla ricerca di queste medie misure, queste mini size per testare un prodotto, eventualmente proprio se il prodotto è eccezionale, acquistare la full. Non tanto effetto ghiaccio, a patto che voi non li abbiate lasciati ore o giorni nel vostro frigorifero. Però compro anche loro e mi trovo sempre bene. Allora, due maschere, una maschera arricchita al collagene, ma era tutta
Oro, questa me l'avevano mandata i coreani e forse me ne è rimasto un pezzo. Comunque, di quelle a doppio, vedete, a doppio strato, inferiore e superiore, che io preferisco perché ben aderiscono al viso e vabbè, i prodotti coreani hanno una marcia in più, sono imbevuti di attivi di prodotto, la pelle è risanata, cioè quando dovete fare proprio una cura di nutrimento per la vostra pelle o comunque ridare quel boost, quell'idratazione, i prodotti coreani sono favolosi. E questa maschera di Collistar che mi aveva regalato Nadia Beauty & Co, che saluto, è una maschera micromagnetica con acido ialuronico idratante e liftante. Aveva questi micromagneti, peccato che non l'ho più tenuta, ma erano proprio dei pallini neri in rilievo ed effettivamente sembravano, non dico di ferro, ma comunque si sentiva che la consistenza, insomma, non era tessuto come la maschera. Sono maschere proprio coccola, maschere lusso che mi sono concessa in questo periodo. Un prodotto che mi è piaciuto tanto di una vecchissima edizione limitata di Pupa era un mascara viola, bellissimo per la stagione invernale, per la stagione fredda, quando andiamo a ricercare look sui Malva, sui Borgogna, sui Rosa. Sono sempre alla ricerca di mascara alternativi al nero, quello marrone di Too Faced, se ne dicono meraviglie, anche questo di Pupa era validissimo. E non c'è neanche in gamma permanente, è un peccato, escono così in edizioni limitate e poi noi non li troviamo più. Siamo giunti al termine di questo video dei finiti di marca. Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi fino alla fine. Vi mando tanti bacini, bacioni, baciotti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!